Ok, rieccoci. Questo è il primo, diciamo, video extra del Let's Play di Morrowind. In genere si fanno alla fine, ma questo qua ci semplificherà un sacco la vita dopo, quindi lo faccio prima di iniziare, diciamo, la parte finale della main quest. In questa parte vediamo un attimo gli incantamenti. E per iniziare a fare quello conviene procurarsi l'Azura Star, che è un artefatto daedrico praticamente. C'è una mini quest da fare, più che altro è lungo il viaggio tra un posto e l'altro. Bisogna arrivare, vabbè, al santuario di Azura che è qui. Non è fondamentale come cosa, perché in pratica ci permette di risparmiare nelle soul gem. E vabbè, prima bisogna parlare con la statua. Presumo che stia parlando, ma ho l'audio basso quindi non lo sento. Cioè, la tua particola stella di Asura è una soul gem che non si consuma e che può contenere qualunque anima del gioco, quindi fa risparmiare parecchi soldi. E quello che andiamo a vedere oggi, cioè da un lato sia l'incantamento, dall'altro in pratica farmare i santuari daedrici, fa sì che sia una quantità notevole di denaro che viene usata chiaramente per fare gli incantamenti, ma anche volendo per potenziarsi il personaggio. Questo qua continua a parlare. L'unica cosa è che bisogna essere ad un livello relativamente alto. Penso che già in teoria già il 14 dovrebbe essere sufficiente, perché altrimenti non spawnano i Golden Scent ed è un po' un casino, insomma. Quasi finito? Ok. Praticamente ci chiede di andare in un'isola vicino a Dagonfell ed eliminare un Daedra di Sheogorath, senza parlare con la sua discepola, che si trova sull'isola. A lato pratico, l'isola è, se non mi ricordo male, questa. E niente, c'è un Golden Sand da far fuori. Allora, visto e considerato che questa parte rischia di essere piuttosto lunga, taglio il più possibile, ci vediamo là. Ok, siamo arrivati. Allora, intanto qua ci sono delle robe da far fuori. Allora, intanto faccio un attimo un discorso sull'incantamento in generale. Stanno facendo male. Questo qua comunque è il Golden Sand che dobbiamo fare. Se uno volesse può, diciamo così, portarsi avanti, che qua non mi ha visto, non lo faccio. Può portarsi avanti portandosi dietro una Soul Gem, forse le più grandi che esistono, credo. Grand Master, una roba del genere. Non lo so, non mi ricordo i nomi, comunque. Uno di quelle, se gli tira, se usa Soul Trap prima di ucciderlo, praticamente prendi l'anima. Diciamo che il discorso delle anime funziona che lui mi ha visto. Questo no, funziona che in pratica ogni... Intanto comincio ad andare indietro. Creatura all'interno del mondo di gioco, in generale, ci sono delle eccezioni, gli NPC no, ha un'anima che è una dimensione fissa. Le Soul Gem hanno una grandezza, a lato pratico. Quando si uccide un mostro che è sotto l'effetto di Soul Trap, l'anima praticamente viene messa all'interno di una Soul Gem libera, di una Soul Gem vuota. La Soul Gem però deve essere sufficientemente grande per contenere quell'anima.
Queste poi Soul Gem vengono utilizzate quando sono piene diciamo, si può dire come energia all'interno degli incantamenti. In pratica, la grandezza dell'anima utilizzata influenza, insieme al tipo di oggetto che viene incantato, influenza quanto può essere forte l'incantamento. Anime di grandezza da 400 in su possono essere utilizzate per fare incantamenti costanti, quindi non quelli che devono essere attivati. Adesso lato pratico, adesso insomma, grosso modo un po' l'ho spiegato, taglierò e prendiamo l'Asura Star e poi vediamo un attimo cosa farci. Ok, siamo di nuovo da Asura, parliamo ancora e dovrebbe darci la stella. È una cosa, non l'ho detto nello spezzone precedente, ma non bisogna assolutamente entrare dentro la capanna che si trova su quell'isola, perché altrimenti vi fallite la quest al lato pratico. Comunque ci ha dato l'Asura Star. Dovrebbe. Questo. Sta ancora parlando, ma non ci interessa. Adesso vediamo un attimo come utilizzare questa Asura Star. In pratica, il modo. Beh, intanto posso farlo vedere anche qua. No, vabbè, aspetta un po'. Praticamente bisogna trovare un santuario daedrico e cominciare a farmarlo. Tecnicamente, qualunque santuario daedrico va bene. Io mi trovo, in genere ho sempre utilizzato quello vicino ad Aldrun, quindi adesso andrò là e poi ricomincio a registrare. Ok, siamo ad Aldrun. Allora, per cominciare ad incantare vi serve, oltre chiaramente, vabbè, la stella d'Asura e qualcosa su cui incantare. Mi serve un modo per castare almeno una volta Soul Trap. Ora può essere uno scroll, può essere un'arma che ce l'ha come incantamento, può essere la spell come nel mio caso. Ora, io ho uno scroll per evocare un Golden Scent, quindi la prima volta, diciamo, uso questo, almeno mi evito di doverlo cercare in giro, perché non è detto che spawn, insomma, possono spawnare più o meno tutti i daedra ormai a questo livello, quindi dov'è lo scroll? Allora, Soul Trap dura 60 secondi, quindi vabbè, bisogna evocare il Golden Scent o trovarlo, castarla e ucciderlo entro quei 60 secondi. Non è difficile, credo. Chiaramente funziona anche sulle creature evocate. Ora devo riprendere Soul Trap. Ok, you have trapped a soul. Adesso noi abbiamo la stella d'Asura che contiene un'anima di un Golden Scent. Adesso andiamo a vedere un attimo come incantare. Per incantare potete o farlo voi se avete enchanting abbastanza alto. E da notare una cosa, normalmente se fate voi gli incantamenti potete fallire, se fallite perdete la Soul Gem. La stella d'Asura non potete perderla, quindi in quel senso è comodo, anche in quel senso almeno. Ora io non è che ho chissà quante roba da incantare, però incanto Daedric Tower Shield. Questo valore qui dipende dal tipo di equipaggiamento che utilizzate. Il 125 è il più alto perché Daedric Tower Shield è quello con questo valore più alto. Influenza ancora una volta quanto può essere potente l'incantamento che ci mettete. L'anima invece influenza la charge. Il costo è influenzato praticamente dagli effetti che ci mettete. Ora io qui devo fare una roba un po'. Ho preso questi effetti qua. Li potete scegliere soltanto fra quelli che conoscete, e per conoscere si intende di cui avete una spell. Anche se non potete castarla, non è importante. Beh, qui dovete decidere. Magnitude è praticamente quanto è potente.
Vabbè, range. Potete decidere. Touch, vabbè, lo castate sull'avversario se siete abbastanza vicini. Self è su se stessi, target è a target, appunto. In questo caso mi serve self. Duration. Devo mettere la durata che voglio. Da notare sempre che aumenta sia il costo, sia il cast cost, sia l'enchantment. Adesso ci metto che so io. Shield e poi ci metto qualcosa tipo Resist magica, credo. Anche qui self in questo caso. Però è troppo potente, quindi devo tirarla giù un po'. Se voi mettete un valore che fluttua, in genere più. Cioè se adesso io mettessi da 5 a 15. No. Stranamente non funziona così. Beh, potete chiaramente editare quello che avete fatto. Poi ci mettiamo Resist Fire Shield, va. E più roba mettete, più. Sì, ma Resist Magica non me ne faccio niente, meglio che ci metto il Fire Shield. O il Reflect, meglio ancora. Cerchiamo un attimo di. Ok. E possiamo praticamente lanciarlo una volta al lato pratico, perché cast cost praticamente consuma le charge, quindi. E spendiamo un bel po', soldi che non ho, quindi. Non posso neanche. Cioè, sono stato qui delle ore, ma non serve a niente, perché non posso pagare. Dunque. Beh, comunque l'incantamento funziona così, qualunque effetto si può utilizzare, almeno quasi tutti gli effetti. Certamente tutti quelli di cui potete avere una spell possono essere utilizzati in un incantamento. Ora, adesso un attimo qui devo trovare il Santuario Daedrico che è dalle parti di Bakmoth, Legion Fort. Quindi giù di qua. Se utilizzate un'arma, le possibilità aumentano perché non avete soltanto, ad esempio, che so io, self, target, touch o target o cose del genere, ma avete ad esempio on hit e cose di questo tipo, quindi magari l'effetto viene attivato quando colpite, l'effetto viene attivato quando attaccate, potete anche fare. L'unica cosa da stare attenti è con gli archi, che per il sistema del gioco l'arco di per sé non colpisce mai, è la freccia che colpisce, quindi se voi fate un hit su un arco non si attiverà mai, dovete sempre fare le altre opzioni, insomma. Non so neanche perché sono entrato qui che non serve a niente, il santuario è comunque lì. Ora, per farmare un santuario c'è un modo piuttosto semplice, qui un daedra è anche là dentro, quindi ci vorrebbe levitazione per poterlo farmare completamente, noi non ce l'abbiamo, ci attacchiamo un po' qua al piffero. Ma non è necessario, insomma. Ora di base, questo è uno stronzo.
Di base, se voi fate Dispose of Corpse, dopo 24 ore i mostri respawnano, da Hydra compresi. Quindi, che cosa si fa? Si fanno fuori tutti da Hydra. Sperando di trovare il Golden Scent o anche un Dremora Lord che comunque vi dà armi, possibilmente armi da Hydra, che quindi le potete vendere e ci fate dei soldi che vi servono per incantare, come potete vedere. Logico, se riuscite ad incantarlo voi, i soldi non li spendete, però è comunque un po' un casino. Mi sembra strano che ci fossero soltanto quei due. Infatti lì c'è un Dremora Lord. Qui mi è trovato un'arma da Edrica, ad esempio. Facciamo sempre Dispose of Corpse. Entriamo nel santuario perché non possiamo. Cioè, non potete. Non respawnano nella stessa area in cui siete voi. Quindi dovete entrare dentro. Qui c'è anche uno scettro unico. Forse l'ho anche ripulito sto posto. Anti-yield, aspettiamo 24 ore. E ricominciamo a fare il giro. Adesso c'è un clan fear. Comunque, anche se non trovate il Dremora Lord, in generale i Daedra hanno comunque dei drop piuttosto di valore, quindi mi va bene comunque in un certo senso. Poi se fate questa roba a lungo, conviene avere un'arma che come unita spell Soul Trap, quindi non dovete castarla ogni 60 secondi, insomma. Armatrona. Allora, grosso modo credo che il metodo l'ho fatto vedere. Così facendo, continuando a fare questo procedimento, voi finirete per avere una quantità notevole di armi da edriche o di armi di vetro o al minimo naniche che potete vendere. Per venderle, vabbè, o mettete una mod che vi aggiunge un venditore che ha abbastanza denaro da comprarle, oppure ci sono diversi modi per aumentare i soldi del venditore. Lato pratico, voi dovreste comprare della roba, quindi lo pagate, lui ha più soldi, poi gliela vendete, quella roba, cioè gli vendete l'arma quando ha abbastanza soldi per comprarla, poi aspettate 24 ore, che lui praticamente, diciamo così, ritorna ad avere il denaro che dovrebbe avere in generale. A quel punto poi voi gli rivendete la roba che gli avete comprato. È una roba un po' macchinosa, però in teoria si può fare. Oppure, vabbè, se proprio volete semplificarvi ancora di più la vita, usate la console e vi date dei soldi, fate un po' come volete. Chiaramente, se ottenendo armi da Edric, poi potete anche, cioè, in un certo senso vi potenziate anche il vostro equipaggiamento, che fa sempre comodo andando ad affrontare il boss finale, per quanto non sia niente di particolarmente difficile. Ad ogni modo, questa parte extra, grosso modo, è finita. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, votate, commentate, iscrivetevi, solita solfa. Al prossimo video, ciao!